Tanto, veramente tanto, cioè la vera vittoria di questo progetto, veramente, veramente una scommessa vinta. Ovviamente un grande entusiasmo, voi che cominciate adesso questo nuovo progetto, la salvezza è quella scintilla, no? Che vi permette Da adesso di scintilla sul lavorare. fuoco. Sì, assolutamente determinante, anche se dentro di noi lo sapevamo, perché veramente una squadra grande, veramente Gruppo, bravi, bene, un gruppo bravo, forte. bravissimo, bravissimo. Giorgio la cava. Mi sono ripreso, posso parlare tranquillamente, adesso sono normale. Vai. Cos'è il primo pensiero che le viene in mente? Lo sai, vuoi sapere qual è il primo pensiero? L'ho detto adesso a Massimo, che quando io ho versato 100.000 euro, i miei consulenti mi hanno detto: tu sei un pazzo, domani li chiamerò tutti. Perché queste Famosi emozioni sono 100.000 euro impagabili. l'esercizio provvisorio, se ben ricordi. E quindi anche io, la stessa cosa che dice Massimo, ero convinto, non so perché, che le cose andassero bene. Sinceramente, così tanto bene, no, perché ricordiamoci che fino a un mese fa, se arrivavi ai playout, eri soddisfattissimo. Però è stata una cosa incredibile. E la cosa che mi piace, in mezzo a tutti questi corsi, ricorsi di tribunali che non decidono, che non decidono, che il Siena ha giocato la partita a Prato. E questo per il calcio è una bella notizia. Ecco, ricordiamo che poi anche dalla mezzanotte di stasera, no, di fatto la nuova società Sì, sportiva Arezzo è. siamo partiti benino, dai, direi che siamo partiti benino. E quindi. Ovviamente adesso ci si gode questa salvezza, Sì. però adesso c'è anche da pensare al A futuro. tutto c'è da pensare, no al futuro, a tutto, ma già ci stiamo muovendo, però chiaramente dovevamo avere prima la società e chiaramente la salvezza, che era molto importante, ma noi avremmo continuato anche in Serie D, quindi non c'erano problemi. Assolutamente. Adesso Lega Pro è un pochettino meglio, forse. Beh, Ok? siamo Grazie. veramente Beh, contenti. vado ad Felici, Arezzo a grazie. Grazie. festeggiare. Andiamo ad Arezzo. Grazie.